È sicuramente questo l'elemento chiave della Project Black S, ovvero il motore V6 biturbo che pulsa qui sotto, è l'erede sostanzialmente di quello installato sulla 370Z, evoluto, poi è la rivoluzione di quello della 350, ma in questo caso è un motore biturbo, quindi è tecnologia del futuro, abbinata però anche a una turbina del futuro, perché dalla Formula 1 arriva l'MGUH, ovvero la capacità di recuperare energia direttamente dalla turbina e soprattutto di attivare la turbina prima ancora che questa riceva i gas di scarico, per cui si elimina il turbo lag assicurando al motore una migliore guidabilità. Bello il cofano in fibra di carbonio, leggerissimo, molto belle anche le finiture in fibra di carbonio all'interno del vano. Notate queste alette cosa servono, adesso ve lo faccio vedere una volta che andiamo a chiudere il cofano, perché le vedrete da qui. Eccole qui, il giallo si vede dalla bocchetta, è una vettura direi molto sofisticata dal punto di vista aerodinamico, con anche qui tanta fibra di carbonio che gira qui sotto a generare le forme dello splitter e soprattutto a dare una forma alle prese d'aria che raffreddano i bollenti spiriti di questa soluzione ibrida. Si tratta di una Q60 modificata dal punto di vista estetico, lo vedete, bella questa presa d'aria rigonfiata rispetto allo standard, bella la calandra brunita con la solita, il solito movimento tipico di Infiniti per quanto riguarda appunto lo stile interno della calandra stessa. Notevole la dimensione del cerchio, non c'è scritta la misura sullo pneumatico, però a naso così deve essere un 20 pollici, con un fissaggio che sembra monodado ma in realtà 5 dadi. Mi piace molto invece la pinza a 6 pistoncini con disco carboceramico, mi sembra da almeno 380 mm. Studio aerodinamico notevole sul frontale, ma notevole anche qui nella zona laterale con questo sfogo dell'aria che estrae appunto dal passaruota stesso. Notevole anche la minigonna qui sotto in fibra di carbonio, molto generosa nella dimensione. Vi faccio vedere l'interno perché si fa notare il sedile con gusci in fibra di carbonio, sì, cintura a 4 punti e poi anche il estintore che può servire appunto in situazioni racing. Si fa notare come al solito il disegno della plancia della Q60, molto sinuoso col doppio schermo, con la strumentazione analogica mista digitale e il volante che ha finiture, quelle quali vedete tipiche nei colori di Renault Sport. Qui le cuciture, ma soprattutto guardate questa pelle con queste stelline che vanno man mano a diradarsi, man mano che si va giù, però rimangono gli intagli della pelle, man mano che si sale invece ricompaiono. Devo dire, ha delle belle soluzioni estetiche, soluzioni che ritroviamo anche qui all'interno del pannello porta, soluzioni che ritroviamo nel disegno della gomma, nella pinza gialla, anche qui con disco carboceramico, ma che ritroviamo anche nell'alettone tamarrissimo, ricorda molto quello della Formula 1 per quanto riguarda la forma, anche se è più largo, e soprattutto mi piace molto qui nella zona laterale con queste svergolature delle zone laterali che vanno a dare un miglior flusso in uscita da parte dell'aria ovviamente. Bello l'estrattore, molto sofisticato. All'interno di questo estrattore, non so se si riesce a vedere, c'è un radiatore, e questo evidentemente è il radiatore che va a raffreddare il sistema di recupero di energia, che probabilmente è dietro, non lo so, però non capisco il radiatore dietro cosa possa servire. Doppio scarico laterale con bella, con questa finitura elica ruvida al tatto, circondata dalla fibra di carbonio. Come al solito rimangono i fari della Q60, mi piace farvi notare come ci sia questa finitura gialla a sottolineare la fibra di carbonio, con questa aletta che sale per andare a sottolineare un leggero allargamento della carreggiata o comunque un restringimento del paraurti stesso che lascia intravedere la ruota. Molto racing, riesco a farvela vedere un pochino anche di lato con le sue forme molto sinuose. È bella perché è molto bassa, una vettura che comunque per quanto riguarda linea è stata notevolmente studiata. Non so quanto successo possa avere una coupé sul mercato europeo, sul mercato italiano, però comunque il fatto di avere una tecnologia così sofisticata che combina appunto l'attivazione elettrica del turbo, il recupero di energia sia da parte della turbina che da parte del KERS, quindi energia cinetica, è qualcosa di notevole e che appunto deriva da questa, ovvero dal mondo della Formula 1. Vi faccio vedere come è fatto invece in Formula 1 il sistema. Anche qui abbiamo un turbo, eccolo qui la turbina con gli scarichi che fanno girare normalmente la turbina, ma
il generatore di energia, come vedete, è tra le bancate del V6. Invece per quanto riguarda il recupero di energia in frenata, MGUH viene collegato attraverso degli ingranaggi o attraverso una catena, o comunque attraverso gli ingranaggi, direttamente all'albero motore. Questo ovviamente contribuisce anche alla frenata sulle ruote posteriori. Una tecnologia molto complessa che permette di risparmiare carburante, permette di andare più forte, sempre che sia fatta bene ovviamente, e soprattutto permette di mantenere quasi del tutto inalterate le caratteristiche di guidabilità del normale motore V6, visto e considerato che si utilizza anche un cambio di tipo tradizionale. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it e chiedervi se vi piace la nuova Q60 Special Edition, non mi ricordo più come si chiama. Ciao!